Gioacchino Criaco qui al Salone del Libro di Torino per questa esperienza. Come le sembra il Salone del Libro quest'anno? Il salone è sempre più bello. È bello venirci da scrittore, ma in realtà io ci venivo anche prima da lettore. Quest'anno per me è un anno particolare perché abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Avevo iniziato con lo scrivere libri, poi c'era stata la trasposizione cinematografica di Anime Nere e adesso proviamo a raccontare una storia sul libro, quindi su carta, al cinema, ma anche in musica. E quindi quest'anno arriviamo qua con un cantautore calabrese straordinario che è Paolo Sofia, che ha tradotto in musica il libro che è uscito l'anno scorso per Feltrinelli, La Maligredi. Anime Nere, il suo successo direi internazionale. Oggi com'è il Criaco di Anime Nere? Come si è sviluppato? C'è ancora del Criaco, del vecchio, se si può dire Criaco, e il nuovo Gioacchino Criaco com'è? È un Criaco che è passato dai 40 ai 50, ma resta sempre lo stesso. C'è un autore che cerca di raccontare dall'interno una regione che molto spesso è stata raccontata solo da fuori e per fatti solo di cronaca. Io racconto la Calabria per com'è, senza fare né cartoline né necrologi, ma dando conto di una realtà che all'esterno fino adesso è stata solo rappresentazione. E molti editori calabresi, ma non solo, dicono di lei che riesce a rendere bella ogni cosa con le sue parole, con i suoi racconti. E raccontare le storie è difficile? Per noi calabresi non è difficile, perché abbiamo questa capacità innata, o meglio questo tesoro che ci è stato consegnato dai nostri avi, un patrimonio immenso di cultura e di storia, tramandato soprattutto dalle donne ai ragazzi, quindi io attingo a quel patrimonio che è di tutti e quando scrivo dei libri che dico sono condivisi, e non lo dico per far retorica, ma è vero, cioè chi scrive di noi è solo un tramite, le storie appartengono alla Calabria, sono tantissime e sono belle. Per i suoi progetti futuri un grosso in bocca al lupo e l'aspettiamo qui per il Salone del Libro 2020. Grazie, ci sarò sicuramente.